Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata. Quest'oggi finalmente sono qui con Barbara, la nostra bravissima makeup artist, per fare una chiacchierata con lei, prima di tutto, e poi con Daniela che ci ospita quest'oggi nel suo negozio di The Boutique, che ormai già conoscete perché mi avete visto tante volte qui dentro. Perché sono qui? Perché Daniela e Barbara hanno organizzato una cosa bellissima. Con la loro collaborazione vogliono andare ad aiutare tutte quelle donne che in questo periodo o nella loro vita comunque hanno dovuto affrontare la chemioterapia con conseguente perdita di capelli, sopracciglia e cambio anche dell'incarnato del loro viso. Come collaboreranno? Daniela vende degli splendidi turbanti che poi chiediamo di mostrarci, appunto, e ha pensato di collaborare con Barbara per regalare loro una giornata di trucco. Cosa faranno? Impareranno a truccarsi per riuscire a vedersi un po' più belle e a migliorare appunto quello che è l'incarnato, che purtroppo durante questo periodo della vita cambia un pochino, così come sopracciglia e il turbante sui capelli. Però, visto che abbiamo qui la nostra Barbara, ciao Barbara! Ciao, ciao! Come hai pensato di impostare il trucco su queste donne che si trovano appunto in questo periodo difficile? Allora, per una donna che sta affrontando questo percorso, diciamo, la cura dell'aspetto fisico passa in secondo piano, e quindi lo scopo di questo corso è proprio di usare il make-up come terapia, se vogliamo dire così, per ritrovare un po' l'autostima, la femminilità, attraverso anche questi piccoli accorgimenti, ma piccoli accorgimenti che possono aiutare a valorizzare la bellezza, soprattutto in un periodo dove l'incarnato rimane un po' più spento, ha bisogno di luminosità. Quindi magari aiuterò la donna a insegnare come valorizzare il proprio incarnato, come definire le sopracciglia, che purtroppo sono le prime che vanno a scomparire. Quindi insegnerò la tecnica per disegnare in modo che vanno a incorniciare lo sguardo, e per finire magari con un focus sullo sguardo usando anche l'ombretto, la matita nella maniera adeguata, e danno un risalto alla bellezza soprattutto in un periodo così delicato. E quindi andrò a utilizzare anche prodotti, insegnerò alla donna a utilizzare i prodotti mirati e delicati dove la pelle in quel periodo risulta molto più sensibile. E quindi ecco lo scopo di questo: innanzitutto per tenere sempre questa voglia di amarsi se stesse, e secondariamente imparare a valorizzare la bellezza. Quindi lo terranno come tecnica quotidiana. Posso fare un applauso? È una cosa davvero bellissima. Sì, è una cosa che ci tengo, e abbiamo organizzato con la Daniela perché comunque voglio sostenere queste donne in un percorso non facile della vita, e se posso farlo col mio piccolo, nel mio piccolo, ma che può essere anche un grande aiuto, più che volentieri. E questo ci fa conoscere anche tutto il tuo grande cuore. Grazie. Oltre che la tua professionalità. Grazie. È per questo che ti ho scelta anche nel boutique. Grazie, io sto veramente bene con donne come voi. Bellissimo questo messaggio, Barbara. Però adesso con te vorrei fare un gioco che ho già anticipato. Volentieri, un po' nelle storie. Volentieri. Ho portato delle bellissime carte che adesso mischierò e ti farò scegliere due domande a sorpresa. Sono curiosa. Sei pronta? Pronta. Allora, adesso andiamo a mischiare queste bellissime carte. Non faccio i tarocchi, non preoccupatevi. E farei mazzetto 1 e mazzetto 2. Quale scegli? Vado. Allora, partiamo da una centrale. Vai, te ne farei scegliere due così possiamo vedere. Tac. No, vabbè. Ho visto che domanda. Adesso te la faccio scoprire. Bene, questa vediamo. La lasciamo qui. Vai, scopri la tua prima domanda. Wow, bella, mi piace. Jolly, fammi una domanda. Quindi in realtà la domanda in questo caso verrà fatta a me, perché in questo gioco, che secondo me aiuta un pochino a conoscersi, ci si può conoscere anche facendo delle domande a me. Quindi che curiosità hai? Bene. Inizio. Che lavoro fai? Che lavoro faccio? Allora, io parto in realtà come giornalista, lavoro in radio, il mio lavoro principalmente è occuparmi dei notiziari e della programmazione pubblicitaria radiofonica, quindi della costruzione dello spot con il cliente, della sua programmazione, e a turno poi con dei miei colleghi mi occupo appunto della redazione di Radio Bruno nella zona bresciana, quindi su Brescia provincia,
e mi occupo dei notiziari, quindi il mio lavoro è fare la giornalista. Wow, è stupenda giornalista. Ci lavoriamo. Bene, bene. Vediamo un po' adesso la seconda. Questa qua è per te. Concerto o spettacolo più bello mai visto? Quindi uno spettacolo, un concerto che ti è entrato nel cuore, che ti ricordi? È un po' che sono ferma, abbiamo fatto appunto 2 anni di fermo, vediamo. Allora, se... mi ricordo il concerto di Tiziano Ferro. Beh, Tiziano Ferro. Sì, sì, perché con le sue parole comunque riesce sempre a esprimere un qualcosa che ti rappresenta sempre nelle sue canzoni. Trovi sempre una frase, un qualcosa che ti riporta a qualche emozione. E devo dire, è stato molto emozionante, nonostante mi piacciono parecchi, non solo Tiziano Ferro, io sono molto elastica con la musica, magari passo dalla musica jazz a quella classica e alla classica anche italiana. Però è stato emozionante quello di Tiziano Ferro. Ecco, dopo aver conosciuto 2 piccoli nostri segreti, no, non sono segreti, proprio 2 curiosità anche su di noi per conoscerci meglio, adesso io passerei la parola a Daniela che ci racconta come ha pensato di strutturare questo progetto di trucco e turbanti. Ciao a tutte, a presto! Eccoci qui finalmente con Daniela che ci ospita quest'oggi. Come vedete io mi sono cambiata anche di outfit perché ne approfitto, visto che sono nel suo negozio, per potermi provare tutto, perché ha sempre dei capi bellissimi e mi sa sempre consigliare al meglio. Però andando a noi, la vedete con in testa un bellissimo turbante che ti sta benissimo, tutto glitterato. Questi turbanti lei li vende nel suo negozio e li vende un po' per tutte noi. Però principalmente, diciamo, come abbiamo già accennato con Barbara, sono una cosa utile per chi sta affrontando un periodo buio della propria vita e quindi sta facendo chemioterapia. Quindi Daniela, che cosa è successo nel momento in cui tu hai deciso di tenere in negozio questi turbanti? Che cosa ha scatenato, insomma, che cosa si è allacciato a questi turbanti e che idea ti è venuta in collaborazione con Barbara? Allora, il tutto è nato ovviamente in boutique, che è un po' una fucina di idee e di non so che cosa. E, a me piacciono molto i copricapi e li ho sempre tenuti, sia cappelli sia cuffie, e per l'estate ho proposto appunto questi turbanti perché piacevano molto a me, da proporre proprio a tutte le mie clienti. E invece mi sono accorta, mettendoli in vetrina, che la richiesta maggiore in questo periodo veniva proprio da donne anche molto giovani che stavano affrontando questo percorso della chemioterapia e che avevano voglia di un copricapo che non fosse il solito foulard, non fosse in tinta unita, ma avevano proprio bisogno del colore, avevano proprio bisogno di modelli diversi, di comodità, perché hanno delle esigenze molto particolari, avendo la cute molto delicata, volevano dei materiali molto morbidi e di conseguenza in questi turbanti hanno trovato la risposta alle loro esigenze. E da lì è nata, alzata la cornetta del telefono, telefonato a Barbara, che è la mia partner in queste iniziative pazze, e parlandone con lei è nata proprio l'idea di offrire questo servizio, se lo vogliamo chiamare, di amore verso se stesse e di cura, perché queste ragazze mi dicevano: ok, mi metto il colore in testa, ma in questo periodo oltre ai capelli perdo anche le sopracciglia e di conseguenza il mio sguardo non lo riconosco, non mi riconosco più per il colore della pelle. E quindi mi ha fatto venire proprio l'idea di coinvolgere Barbara in questo progetto. Quindi organizzeremo per una, massimo 2 persone qui in negozio, proprio anche per tutelarvi, il negozio sarà chiuso in quel momento, e l'attenzione sarà proprio su di voi e magari, come vi ha già detto Barbara, concentreremo proprio questo tutorial sugli occhi. Gli occhi sono un po' la porta della nostra anima e quindi vi aiuteremo a ritrovare quello sguardo, a sentirvi molto più amiche guardandovi allo specchio.
questa è un po' la nostra intenzione ed è quello che è nato proprio a livello del cuore. Poi questo servizio sarà offerta libera e abbiamo deciso di devolvere alla rete di Daphne quello che raccoglieremo, che come avrete visto nelle puntate precedenti di Pillole di Alicia è una rete di un centro antiviolenza per le donne, quindi noi donne che sosteniamo comunque le donne. E direi che è un'idea bellissima, a me fa venire la pelle d'oca perché è un bellissimo aiuto che voi regalate alle donne che stanno soffrendo e sono più in difficoltà, e chiunque di noi ci si può trovare, quindi è proprio bello, una cosa proprio emozionante. Come ci si può iscrivere? Chi magari ci ascolta e si ritrova in questa situazione, o magari ha delle amiche, parenti che hanno questa situazione e vuole fare a loro un regalo, chi deve contattare per potersi iscrivere e come si può partecipare? Allora, semplicemente contattando il negozio, quindi contattando me al mio numero di telefono che è il 330-810574, oppure scrivendomi sulle pagine social di Instagram o Facebook, oppure contattando direttamente Barbara, se conoscete lei, e organizziamo. Generalmente, come dicevo prima, viene fatto nell'orario di chiusura del negozio, quindi dalle 2:30 fino alle 4, 2:30 fino alle 4, in base poi anche alle vostre esigenze, e quindi chiamateci, noi siamo veramente felici di potervi accompagnare in un pomeriggio di coccole e amore, e di spensieratezza, sì, esatto. Anche che sia utile per imparare qualcosa, amore verso se stessi veramente, sì, perché non c'è nulla più che quello anche nei momenti di difficoltà che aiuta ad andare avanti, quindi esatto. Secondo me è bellissimo. Sì. Adesso però Daniela, noi ti vogliamo conoscere, siccome ho fatto le carte anche a Barbara e poi alla fine lei ha fatto una domanda a me, adesso vogliamo conoscere anche te con le mie carte, okay. Che è un modo, come già anticipavo prima, per conoscere un po' anche quello che siamo, perché tante volte noi raccontiamo quello che facciamo, ma mancano magari dei dettagli personali, nulla di troppo che non si può dire. Ho paura, però dai, affrontiamo queste però carte. Affrontiamo questa cosa, quindi siccome prima le abbiamo utilizzate con Barbara, adesso io le vado a mescolare e vediamo che cosa sceglierà Daniela. Adesso sarà la carta più malefica. Allora, divido in due mazzetti. Ok. Scegli quello che preferisci e dal mazzetto devi scegliere due carte. Ah, okay. A caso. E quindi e me la le consegni. E restano coperte. Io posso scegliere anche quelle puoi in mezzo? Puoi scegliere dove vuoi. E queste okay. Sono le tue due sorprese. Ok. Io man mano adesso te le consegno. Oh, questa è una domanda. Però è molto bello questo gioco delle carte. Una domanda che secondo me adesso stiamo qua 2 ore per la risposta. Apri, che cosa c'è scritto? Oh, sei ansiosa. Sei ansiosa. Allora, chi di noi non è ansiosa? Tu sei ansiosa. Allora, io... vedendoti non si direbbe, però... direi che negli ultimi anni ho scoperto l'ansia, quindi rifacendoci alla nostra amica l'ansia perenne. Noi abbiamo l'ansia perenne, sempre. Quindi è presente come testimonial. Sì, c'ho l'ansia, diciamo che ci si può convivere, però, perché vedendoti allora, sembri sì. Sempre molto serena, pacata. L'ansia la nascondiamo. Ma la sì, ma penso che l'ansia sia una cosa anche positiva, a volte è un po' un campanello d'allarme, perché io sono cuore sempre e quindi le decisioni che prendo le prendo sempre di pancia, e a volte l'ansia è un campanello d'allarme che mi dice stai attenta, perché guarda che a volte devi usare pure la parte superiore, devi usare pure la testa e non solo la pancia nel prendere le decisioni. Quindi me la sono fatta quasi amica, perché mi aiuta in determinati momenti. Sì. Quindi oggi abbiamo l'ansia amica e direi che si può prendere spunto tutte da questa cosa, perché tante magari si fanno sopraffare dall'ansia, invece si può usare come campanello d'allarme per dire questa cosa forse è meglio che io. Sì, ho imparato ad ascoltarla, quindi a farmela amica e dire ok, che cosa vuoi dirmi, perché sei arrivata in questo momento. Quindi questa è una sì. Cosa saggia, cercherò di farne buon uso anch'io, allora. Proviamoci. Adesso ti faccio venire l'ansia con la seconda domanda. Vabbè, qua un'altra
che sarà un po' difficile rispondere, sì. Però il tuo più grande amore? Allora, io penso di avere tanti amori nella mia vita, mi ritengo una donna molto fortunata e quindi nella parola famiglia racchiuderei tutto. Per me è molto importante il discorso della famiglia perché penso che sia la forza. Famiglia sotto tante forme, perché non è solo il papà, la mamma, o la famiglia è fatta anche da amici, perché ritengo che ci sia amore anche lì. E le mie amicizie non sono tantissime, ma quelle che ci sono molto importanti, quindi penso che il mio grande amore sia un po' dappertutto. Sia l'amore in generale. L'amore che metto per il negozio, per il mio lavoro, per la mia famiglia. E poi ovviamente il figlio penso che sia l'amore più grande nel senso fisico, però l'amore penso di averne tanto. C'è in tante attorno cose. A me. Sì. Quindi bene. Mi ritengo fortunata e l'amore in generale è un po' in tutto quello che faccio e che vivo ogni giorno. Bello, sono proprio felice di aver conosciuto anche Grazie. Queste due cose. Mi facevano molto paura queste cose, no, che devo ammettere. No, sono domande pericolose. Vedi, io ci ho messo l'amore anche nelle carte, perché esatto. Secondo me è bello conoscere anche che cosa siamo oltre a quello che facciamo. E quindi sì. Questo è un modo per sciogliere un pochino la tensione anche che può mettere l'intervista. E quindi grazie per averci raccontato sia del progetto, che è bellissimo, e quindi chiamate per iscrivervi, anche per fare un regalo a qualcuno che ne ha bisogno in questo periodo, e grazie per averci raccontato qualcosa di te. Grazie mille a Delicia, grazie mille a tutte voi. Mi raccomando, chiamateci. Ciao!